L'assemblea regionale dell'AIS al Museo dell'Automobile di Torino concluse i festeggiamenti per i 50 anni di attività di questa associazione benemerita che vanta il primato in Italia, intanto con un numero di iscritti e forse la più antica associazione del genere. L'AIS nasce a Milano nel 1965, fondata da alcuni amici, alcuni sommelier che si rendevano conto in quel momento storico, quel periodo storico, della mancanza nella ristorazione di personale altamente qualificato per la mescita del vino. Un'associazione che valorizza il personale dedicato proprio alla mescita del vino, alla valorizzazione del vino italiano, in questi 50 anni come è cambiata? Beh, l'AIS è cambiata moltissimo dai primi anni del pionierismo, quando venivano organizzati i primi corsi di formazione con grande difficoltà, con grande passione però. E poi oggi l'AIS è un'associazione che vanta 35.000 iscritti in tutta Italia, in tutte le province della penisola, e quindi un'associazione molto forte, ricca e che fa sempre il meglio per fare promozione al vino di qualità italiano. Oggi alla conclusione della manifestazione ci sono state le premiazioni di quelli che hanno superato i corsi, un numero notevole di appassionati del mondo del vino. Sì, in questa giornata di festeggiamento abbiamo voluto riunire tutti i nuovi sommelier e quindi da tutte le province del Piemonte, ed è stato un momento anche emozionante perché a fianco dei veterani, dei vecchi associati che vantavano anche 45 anni di militanza, abbiamo visto vicino a loro appunto dei ragazzi giovani mossi da grande passione. Mauro Carosso, delegato AIS Torino, ma consigliere nazionale soprattutto per quanto riguarda i corsi, che sono la parte fondamentale dell'associazione. Sì, dall'anno scorso sono il referente nazionale della didattica AIS, quindi in tutta Italia, con, come dire, l'impegno di seguire i corsi, i futuri relatori e anche l'ambito della didattica più in generale. E credo che l'AIS in questi 50 anni abbia fatto un percorso di altissimo livello, riconosciuto da tutti. Dobbiamo continuare su questa strada, quindi l'obiettivo è quello di rinnovarci sempre, comunque con attenzione al mondo che cambia, soprattutto al mondo della degustazione, dell'abbinamento, all'interesse maggiore che c'è nei nostri corsi anche da chi poi non è sommelier addetto ai lavori ma è semplicemente un appassionato. Noi vorremmo dare a queste persone gli strumenti per valorizzare meglio ciò che bevono, ciò che mangiano, di aumentare la cultura del vino in senso lato, e quindi non solo l'esercizio delle funzioni del sommelier, che per noi è basilare, ma anche quello della grande cultura del vino. Laura Pesce, iscrizione nell'AIS nel 1970, 45 anni di attività e fra l'altro una delle prime donne. Primissime, quasi in assoluto, difatti mi fa molto piacere chiamarmi pioniera delle donne sommelier, perché al di là di essermi diplomata molto in fretta e molti anni fa, ho ricoperto anche nell'ambito dell'associazione delle cariche sociali importanti, prima come fiduciario di Piemonte e Valle d'Aosta e poi come consigliere nazionale. Al di là di questo, la mia attività nell'AIS ha continuato a essere un'attività di grande passione. Quello che io provavo come emozioni in quegli anni è tuttora vivo in me anche oggi. E continuo ancora adesso a insegnare? Continuo a insegnare, ho spostato chiaramente la mia attività da quella che era quella dei servizi, quella della proposta dei vini ai clienti del ristorante, prima della famiglia e poi di altri, però a quella che è un'attività didattica, di quello che è insegnare ai giovani. Spero di riuscire a trasmettere la stessa passione che ho sempre avuto io. Renato Boglione, Bra, da 43 anni ha iscritto all'AIS, ma oltretutto una professione legata a una passione che ha trasmesso anche ai figli. Tramandare anche ai figli è un mio dovere e sono orgoglioso, perché... Due figli, di cui uno è stella Michelin. Di cui uno cuoco e stella Michelin, e l'altro è sommelier professista come il papà, come me, e è alla pasticceria Converso a Bra, pasticceria storica che ha 150 anni di storia. Giancarlo Germano invece è di Alba, ha iniziato i primi corsi negli anni 70 e poi è andato sempre avanti nella professione. Sì, effettivamente innanzitutto ho incominciato a fare i primi corsi proprio per passione, perché il mio era tutto altro lavoro, però poi sono diventato anche poi direttore di corso e abbiamo iniziato a costruire questi corsi, queste
questa nuova didattica per quanto riguardava i corsi. E poi sono stato anche responsabile, sono tuttora responsabile dei servizi di tutta la provincia di Cuneo.